Fukai che Teruo chiese a Maemoto Yukio: qual è il santo più santo? Maemoto Yukio, il quale di Fukai che Teruo non era soltanto il maestro ma anche il tutore, essendo il ragazzo orfano di entrambi i genitori e solo al mondo, rispose: in materia di santità non è possibile stilare graduatorie come avviene per l'abilità dei giocatori di Go, o per l'avvenenza delle fanciulle, o per la forza dei lottatori di sumo. La santità è una condizione di purezza interiore, e la purezza c'è o non c'è. Fukai che Teruo stette un poco in silenzio a riflettere, spostando qui e là nella sua ciotola i chicchi di riso rimasti. Poi rialzò lo sguardo, fissando negli occhi Maemoto Yukio. «Perdonatemi, maestro», riprese il giovane, «ma se la santità non può essere misurata in alcun modo, come voi dite, allora perché due sennin, dei quali non ricordo i nomi, al tempo dell'imperatore Kanmu, litigarono fra loro a causa del primato di santità nel villaggio dove vivevano?» Questa volta toccò a Maemoto Yukio stare in silenzio per qualche minuto. «Questo ragazzo», pensava lisciandosi la lunga barba bianca, «è il migliore allievo che io abbia mai avuto, ma forse dovrebbe darsi a letture più adatte alla sua età. In fondo ha soltanto 14 anni. Non si è mai visto un ragazzo di 14 anni dedicarsi come un anziano studioso alla storia del primo periodo Heian. E poi questa vicenda dei due sennin in competizione mi giunge nuova. Non se la sarà inventata. No, impossibile. Teruo è un bravo giovane. Comunque qualcosa devo pur rispondergli. Sì, ora rammento quella singolare vicenda. Riguarda Chojiro e Chomei. Vivevano in un piccolo villaggio nei pressi di Izumozaki», mormorò Yukio come se stesse scavando nella sua proverbiale memoria. «Come dicevo, i nomi non li ricordo, maestro. Erano due uomini di grande saggezza e anche legati da profonda amicizia. Tuttavia differivano nei caratteri. Il primo, Chojiro, si dedicava certo alla meditazione e ai riti, con la profondità che si addice ad un sapiente di quel livello. Tuttavia non disdegnava le allegre compagnie e la buona tavola, oltre alle fanciulle presso le quali si dice fosse molto popolare. Invece il secondo, Chomei, trascorreva intere giornate, anzi intere settimane, nel più totale isolamento, in una grotta affacciata sul mare. Ma erano santi, non è vero?» incalzò Teruo a voce piuttosto alta. Temeva che il maestro stesse per divagare, come a volte gli capitava. «Santissimi, certo. Più efficaci del nemico nel guarire gli infermi. Più potenti di 10 guerrieri quando si trattava di combattere i nemici. Più imperiosi delle gru quando volavano sopra le colline di Nagaoka. Se erano amici e si stimavano, perché litigarono?» Il maestro si alzò lentamente dal sedile di roccia di fronte al tempio, dal quale era solito impartire le lezioni a Teruo, e si avvicinò, seguito dall'allievo, allo stagno in cui nuotavano alcune carpe koi. «Osserva», disse a Teruo, «e dimmi quanti colori vedi». Il ragazzo esaminò le evoluzioni dei pesci. Faticava a tenere il conto delle carpe e dei relativi colori: il rosso, il nero,
l'arancione, l'azzurro si mischiavano in varie combinazioni. Studiò la situazione, stizzito con le alghe che continuavano a muoversi e con i sassi dietro cui i pesci sembravano volersi celare alla vista. «Vedo quattro colori, maestro, il rosso, il nero, l'arancione e l'azzurro. Soltanto quattro?» «Le carpe sono di quattro colori, maestro.» «È vero, le carpe sono di quei quattro colori, ma l'erba e le foglie di loto sono verdi e il fiore di loto è bianco», sussurrò Yukio sorridendo e indicando con un ampio gesto delle braccia quanto avevano di fronte. «La tua attenzione si è concentrata sulle carpe perché i tuoi occhi sono stati attratti dal loro movimento. Eppure, anche i fili d'erba sulle rive dello stagno e le foglie di loto e lo stesso fiore di loto sono colorati.» «Avete ragione, maestro. Ho colpevolmente trascurato una parte di ciò che vedevo, ma non guardavo.» «Ebbene», commentò sospirando il saggio Maemoto Yukio, tornando verso l'entrata del tempio, «anche Chojiro e Chomei si comportarono come te nella sterile disputa sulla loro santità. Videro una parte del tutto. Tentarono di misurare le loro santità relative, perdendo di vista la santità in quanto tale. Confusero le loro vie relative con la via. Ma tu sei molto meno colpevole di loro. Il tuo errore è stato quantitativo, il loro qualitativo. Eppure Chojiro e Chomei sono ritenuti dei sennin.» «La santità», concluse Maemoto Yukio, prima di congedare Teruo e di rientrare nel tempio, «non è come il riso che fino a pochi minuti fa stava nella tua ciotola, e non è nemmeno come tutto il cibo mangiato dai 10.000 esseri in tutto il tempo del mondo. La santità è la fame di santità, ma guai a chi crede di poterla soddisfare.» Fukaike Teruo si inchinò a Maemoto Yukio e tornò alla sua abitazione. «Spero di non diventare mai un santo», si disse.